Ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul canale. Oggi, come avrete visto dal titolo, parliamo di Kiko. Kiko, che se n'è uscita con l'ennesima collezione in edizione limitata, questa volta dedicata a Bridgerton, serie TV in onda su Netflix e che piaccia o non piaccia, comunque è molto nota. Già era uscita Pat McGrath con una collezione dedicata a Bridgerton. Anche Kiko ha pensato di seguire la scia e fare una edizione limitata dedicata a Bridgerton. I pack sono molto carini, l'avrete visto dall'immagine, questo verde petrolio, con questa immagine stilizzata di un cameo tipico, insomma, ecco, dell'epoca vittoriana, andavano molto questo tipo di gioielli. Un'edizione piccolina, una capsule collection. Lo so, sono in ritardo perché è uscita già da un pochino, credo una quindicina di giorni. Io però sono potuta andare soltanto recentemente in negozio a vedere la collezione. È una collezione piccolina, limitata, diciamo che viene chiamata una capsule collection, quindi insomma è limitata, è soltanto per un certo numero di prodotti. Ci sono delle palettine occhi, dei quad, non li ho presi perché generalmente gli ombretti di Kiko non mi piacciono particolarmente. Ma anche se avessi voluto, secondo me, per quanto riguarda quegli ombretti, non ricalcano quella che è un po' la serie, il loro modo di presentarsi, cioè dell'epoca Regency, dell'epoca vittoriana, anche i vestiti, cioè, a meno che non erano donne mature, tutte le debuttanti, tutte le ragazze vestivano con dei colori pastello, se non addirittura con il bianco. E quindi gli ombretti, non so se avete avuto modo di vederlo nei tanti video che sono già usciti, hanno tutti dei colori un po' scuri, un po' caldi, intensi. Li avrei visti quasi più adatti per una collezione magari autunnale, invernale. Invece, sapendo di dover far uscire molto probabilmente in contemporanea con la terza stagione, a maggio io avrei fatto, ecco, dei colori più primaverili, pastello, perché io ci ho dato un'occhiata velocemente, c'erano dei bronzo, dei marroni, forse anche un verde, adesso non mi ricordo perché io non ho dato molta attenzione. Poi c'erano dei prodotti per le labbra e dei prodotti per gli occhi e delle palettine duo blush più illuminanti. Una delle due palettine mi piaceva molto. Però devo dire la verità, come al solito per queste collezioni, specialmente quando sono legate a grandi nomi, Kiko, che prezzi! E mi sembra, se non ricordo male, la palettina con blush illuminante 27 o 28 euro. Ho detto vabbè, ho 10.000 blush, l'illuminante non lo uso, facciamo che lasciamo stare. Mi sono concentrata su dei prodotti che mi sono sembrati un po' più carini. Allora, ho preso, vi faccio vedere, ecco, vi mostro nuovamente il packaging esterno. Ho preso un eyeshadow stick, questo si chiama Featherington, quindi legato alla famiglia Featherington. Un ombretto in stick, a me generalmente gli ombretti in stick di Kiko piacciono. Ecco, l'unica cosa che ricalca un po' sul Bridgerton Kiko, e poi c'è questa decorazione in oro con questi, non so se si riesce a vedere, c'è una B, ecco qui. Questo è uno stick che non si trova online,
ma bisogna andare per forza in negozio. Mi è sembrato un prodotto particolare, carino. È un lilla, molto carino. Sembra anche abbastanza opaco, forse si vede. Sembra anche abbastanza opaco. Quindi ecco, mi piaceva quest'idea di questo colore tra il lilla e. Ecco qui, vi faccio vedere. E ho pensato di prendere questo prodotto, vi dico anche i prezzi perché ho qui lo scontrino. Featherington Stick, questo viene 17,99 euro, tenendo conto che gli ombretti in stick di Kiko stanno intorno agli 8 euro, questo che ne costa 18. Io l'ho anche confrontato con quello che c'è in linea permanente. Quello che c'è in linea permanente è carino anche come colore, però purtroppo è tutto brillantinato, quindi insomma già avere una base brillantinata, ecco, io molto probabilmente questo qui lo utilizzerò come base, o anche ho pensato bene per l'interno dell'occhio, per la linea inferiore dell'occhio, magari per un trucco un po' particolare anche da sera. Ho pensato che questo che è opaco, non sembra che ci siano brillantini, era più utilizzabile. L'altro, ripeto, sta, se non ricordo male, a 7,95 8,95, c'è una bella differenza di prezzo. Poi, sempre molto particolari, ho preso uno degli ombretti in crema. Il packaging è sempre lo stesso. Io l'ho preso nella colorazione 01 Lady Whistledown Whisper. Questa è la colorazione che dovrebbe essere. Questi sono fatti a tubetto, sempre la B in corsivo, un po' stilizzata, decorata. Vi faccio vedere il colore. Questo è fatto a tubetto. Io ho deciso di prendere questo colore, una sorta di rosa luminoso, molto molto carino. C'era anche uno che dava più sul pesca e un altro che era un po' più violaceo. Erano sinceramente tutti e tre carini, non li ho ancora provati, non so se effettivamente si asciugano e durano tanto sulla palpebra, devo provare. Questo credo che venisse anche questo un ombrettino 18 euro. E poi ultimo prodotto che ho preso, che mi è sembrato anche insomma quello un po' più particolare, è l'eyeliner. Il mio occhio non permette più di tanto l'uso dell'eyeliner, però ho pensato che poteva essere comunque carino da utilizzare perché è un eyeliner duochrome. Packaging questo molto carino, sempre con questo colore celestino con le decorazioni in oro, la B di Bridgerton. E questo è l'eyeliner con il pennellino. Un pennellino che permette di fare sia una riga più sottile, ma penso che renda al meglio se si fanno delle righe un po' più grandi.
Io ho pensato, visto che comunque ha un bel pennellino, che potesse essere usato anche, diciamo, per fare un trucco sugli occhi. Devo provare. Se vedo che non lo uso tantissimo, ho a chi regalarlo. Magari lo regalerò a una persona che ha la possibilità di mettere l'eyeliner, visto che ecco, la mia conformazione dell'occhio purtroppo non lo permette. Questi sono i tre prodottini che mi sono sembrati un po' più particolari che ho preso per questa collezione. Carina, diciamo che comunque apprezzabile, ci sono delle cose carine. Solito problema di Kiko sono i prezzi alle stelle, sempre più alti. Ormai sono inutile che diciamo sempre la stessa cosa. Kiko non è più un low cost. Togliamocelo dalla testa. Forse qualcosa in linea permanente, ma ecco, quando si parla di collezioni limitate, edizioni limitate, come era successo l'anno scorso per la Sirenetta, prezzi alti e anche in questo caso prezzi alti. Diciamo che ero particolarmente interessata a questo stick perché mi sembrava molto, molto carino. Poi vedo che si asciuga, è opaco e non si sposta più di tanto. Volevo dare un'occhiata anche a questo. Beh sì, anche l'ombretto non si sposta più. Beh, l'eyeliner sicuramente non si sposta. L'eyeliner è sicuramente il pezzo più interessante. Anche questi ombrettini sono interessanti, i prezzi purtroppo sono un po' alti. Però ecco, chi ha voglia di prendersi qualcosa, sicuramente è una collezione un po' particolare, un po' fuori dalle norme. C'erano anche dei prodotti labbra, credo che c'erano, io non li ho neanche guardati. Uno ho guardato il prezzo, ho detto non se ne parla proprio. Credo che erano dei gloss, diversi colori, ma anche lì si parlava di circa 20 euro per un pezzo. Ho detto vabbè, lasciamo stare. Gloss ne ho diversi, non li uso neanche granché, quindi insomma ho pensato che poteva essere tranquillamente saltabile, non so se si dice saltabile in italiano per me. Questo è tutto, fatemi sapere se anche voi siete andati da Kiko a vedere questa nuova limited edition dedicata a Bridgerton. Tra l'altro ho visto che già uscita in negozio, c'era già questo fine settimana, la collezione estiva. Collezione estiva che ho guardato molto velocemente perché non ero interessata a niente di particolare, ero andata per vedere questa qui di Bridgerton e prendere questi pezzi che più o meno avevo adocchiato già dal sito e da qualche video che avevo visto e sempre insomma un po' le solite cose, la palettina ombretti per carità tutta fatta a striscioline, a pezzettini, non se ne parla proprio. E poi sempre i soliti, il fondotinta con l'SPF, che è un prodotto validissimo di Kiko, ma io avevo preso in sconto quest'inverno quello della collezione passata, quindi sto non mi ricordo se al 30 o al 50%, quindi sto a posto. Poi i soliti blush, terre, è sempre insomma la solita collezione estiva di Kiko, non ho visto niente di particolare. Fatemi sapere anche voi se siete andati a vedere qualcosa di questa collezione, se avete visto la serie TV, parliamone. Vi è piaciuto Bridgerton? Lo avete visto? Io vi ringrazio come sempre per avermi seguito anche in questo video. Vi abbraccio, vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!